No, spoglio, noi stiamo già registrando, spoglio di tutto, eh. Faccio vedere il delfino. Sì, sì. Ah, no, lo squalo, scusa. Cos'è, uno squalo o un delfino? Un tonno? No, un delfino, no, uno squalo. Su di me è un tonno. su di te non è male il tonno. Senti, finalmente... Senti, finalmente hai fatto una qualifica decente. Bravo, hai detto che... bene, ho fatto una qualifica normale. Che da essere umano? Sì, da quello che noi il team dobbiamo fare. Diciamo che... Ieri e stamattina ho fatto un po' schifo, quella è la cosa più corretta. Oggi pomeriggio abbiamo lavorato bene, diciamo che quello che ha fatto di più è stato il telemetrista, Fusi. Fusi? Fusi, Fusi. Fusi, perché Fusi sembrava giapponese, no, cioè. No, Fusi. No, no. È bravo lui, sì. Un drago, sì, da paura. Sì, ha fatto... Oggi è stato in grado di solito è il pilota, no? Che tira fuori il coniglio dal cilindro. O i coniglioni dalla tuta. Lui ha fatto sì che io tirassi fuori il coniglio, perché abbiamo migliorato tantissimo sul passo gara, ma tanto, e abbiamo fatto anche un buon giro come prestazione. Primo degli italiani, non è male. Ma non è neanche una gran consolazione. No, perché sono ottavo. Ottavo, insomma. No, va bene, perché comunque siamo in seconda fila. Un 32-0 abbiamo girato in 3 o 4 se non ero, quindi è stata una buona qualifica e ti dirò, ho fatto il giro al settimo giro di gomma, neanche utilizzando, abbiamo tre specifiche, la 0, la 1 sì, e quella sì, un pochino sì. più Ma dura, poi, fra l'altro... ho usato praticamente la più dura delle tre e che sarà anche la gomma da gara. Quindi, senti, fra l'altro è importante partire tutto sommato abbastanza davanti perché siete 36. Sì, siamo tanti, eh. 36 è tantissimo. Bello, per essere una categoria che stava chiudendo, come avevamo detto quelli là della MotoGP, no? Che alla la Moto 2 se la sarebbe... Invece siete 36, è tanto, eh. Siamo tanto. Tanti e poi comunque il livello è alto, cioè nel senso... Cioè la pole oggi è 39. Ci sono ancora alcuni campioni del mondo in circolazione lì da voi? Ce ne sono, dai, su Foglio, c'è Fore, sì. C'è un Park che è un evergreen, nel senso sì, ha fatto tantissime belle stagioni ed è sempre uno di quelli. Ci quest'anno sono... vince Lowe, secondo te? Non lo so, a me farebbe piacere perché se lo merita, perché è un bravo ragazzo, solo che se lo vedi guidare, gli fai un giro dietro, allora arrivi in staccata e lancia un jolly. Fa la curva in percorrenza, lancia un jolly, in uscita quando gli ridà il gas ha lanciato il terzo jolly e dice è andato. Invece no, e invece Leonov in difficoltà, che lui è strano però. Leonov? Ma cosa è successo? Che ho visto ha rotto, cioè è andato sull'olio di coso lì, dell'ungherese, oddio no? Tote, Nemeth. Nemeth. È caduto nelle linee, infatti ho visto che è caduto, non ho ben capito, corsetti male. Non lo so, mi sembra di no. Sentivo Corsetti che si lamentava giustamente. Non ha girato. Ha fatto un disastro. Un bel pilota lui. Sì. A parte che ti ha buttato giù in Australia, non so se faceva, però quella volta. Vabbè, dai, l'hai presa nel senso, bene. Sono le gare, sono cose che succedono. È venuto a chiedermi scusa. Basta. Oh, a posto. Allora va bene. Allora è un uomo, dai. Sì, sì, io ti dico, sono cose che succedono, non mi sono neanche arrabbiato. Lui e Corsetti, comunque, sono venuto a chiedermi scusa. Non c'era neanche bisogno. Gentiluomo. Sì, sì, per carità, dico, non c'era neanche bisogno, hanno fatto un gesto bellissimo, finita lì, sì. Amici più di prima. L'importante, perché ormai tu sei tutto rotto, chi se ne frega, no? Però il casco non bisogna... Allora, facciamo il casco. No, sto scherzando. Questo sono è il casco, guarda che magari. Bello. Okay, no, dai, fai la pubblicità della Nolan che ti ha dato il casco. Cos'è? Il mio babbo mi sta chiamando. Ma digli che aspetta, dopo rispondiamo. Ciao, sono Massimo Roccoli. Questo è il mio Nolan X802, sì. Con la stupenda e bellissima grafica di Mr. Non Helmet, sono... di Mr. Helmet, by Starline. By Starline, Roberto Marchioni, Starline. Roberto Marchioni, dov'è, siamo qua. Sì, dove c'è Mr. Helmet sopra. Sopra. Sopra e ai lati. E ai lati. Che delicatezza. E dietro? E dietro c'è il 55. C'è il 55 con queste due K che... Che abbiamo fatto. Roby dice che è più aggressivo. È un po' più, secondo me, più tamarro, ma comunque. Sì, bisogna essere un po' tamarro inside. Abbiamo fatto fatica ad averne tre perché Roby si è avuto delle cose di salute. Cavolo, ma, avere... Cioè tre, poi ne abbiamo due uguali. Allora, quasi uguali, ti vai a vedere. Due uguali, e questo è... Bike Twill, il grafico del... Cos'è, spiega? Che è l'app di by Mr. Helmet per mobile dove c'è l'uccellino, guarda l'uccellino. L'uccellino che vuole. Ok. Quale ti porta meglio? L'uccellino? No, secondo me per la qualifica è meglio Mr. Helmet. Per la gara meglio l'uccellino, no? Per la gara domani facciamo così che li chiudo tutti e tre i caschi
li mischio, faccio il giochino delle carte e lo cappo. Ce n'hai uno d'acqua? Oppure uno non l'hai fatto? Sì, fatto? Uno d'acqua, i due Mr. Helmet sono uno d'asciutto e uno d'acqua. E poi l'uccellino da asciutto, l'uccellino deve essere asciutto, l'uccellino bagnato non... L'uccellino bagnato non va bene, dopo tutto spennacchiato. L'uccellino bagnato non bisogna, cioè, bisogna sempre asciugarsi. Ascolta, qui ci sono le rondini che quando migrano si bagnano. Questa intervista non si... Poi dopo finisce che non la possiamo mettere da nessuna parte. Senti, a parte tutto... Non farmi il pedino. No, è che ho il 47 io. Ah, ho capito. E quindi, senti, a parte tutto, mentre Luca Sordi mangia il grissino dietro, che si vede. Ciao, anche Carlo Baldi, salutate. Sono gli ultimi anni che fanno, perché adesso arrivano... Mangia la baguette adesso o il grissino? Adesso la MotoGP, vanno in MotoGP la baguette. Prendono mangia loro. La baguette. E quindi... Quindi adesso, però con il team, ma è delicato, con il team, è un lord, Luca Sordi, con il team come va? Posso fare questa domanda o te la devo fare fra due settimane? Con questo team va molto bene, purtroppo stiamo passando un periodo difficile, Stefano Morri e insieme al suo socio Massimo Nelti stanno facendo i sacrifici. Stanno sciogliendo dei nodi. Stanno sciogliendo dei nodi, si sono messi, come si suol dire, una mano sul cuore e una mano sul portafoglio, perché questo è un dato di fatto. Siamo qua, e come tutto il paddock sa, con mille problematiche. Però ci siamo. Un po' orfani, insomma. Un po' orfani. Finanziariamente. Finanziariamente un po' orfani. Siamo qua e non ce ne frega un cazzo di tutto quello che sta succedendo. Io e il team stiamo lavorando bene e oggi abbiamo dimostrato di esserci. Perché comunque, tra l'altro, il bike service non deve dimostrare niente a nessuno dopo tanti anni, no? Bike service è una realtà che esiste da sempre. Comunque ormai è 20 anni che è nelle corse, perché quando Stefano Mori correva sta portando avanti ancora il suo nome e non deve dimostrare niente a nessuno, è una persona conosciuta e nota nel paddock e quindi come sempre si sta dimostrando. Anche altri sono conosciuti e noti, però per altri motivi, però vabbè, lasciate, adesso togliendo la polemica. Anche tante ragazze sono conosciute nel paddock, quindi... Dopo non possiamo entrare troppo nei particolari. Oggi cosa hai mangiato? Noi mangiamo nello stesso ospitality, secondo me. Però secondo me tu hai preso la pasta con la salsiccia, quella piccante. Sì, io ero nell'altra sala. Sì. Io invece sono a dieta, ho mangiato il prosciutto crudo e la verdura e basta. Pensavo pasta in bianco e petto di pollo. No, ieri quella. Io domani, prima della gara. Sei a dieta anche te? No. Un po', sì. C'ho un nutrizionista che mi dà i cicchetti. Quanto pesi te, Massimo? 58 kg. 58 kg? Come un fero fantino. Cioè... Hai visto? Sì. Però devo ancora dimagrire un po'. C'ho un po' troppa... dimagrire un salvagente. Chiedo che io peso il doppio. Vabbè, sei anche il doppio più alto. Io sono alto come... Io quando sono col casco sembro una caricatura, no? No, non lo so. Io non ho detto niente, non posso più inferire perché ti ho già sgridato, ti ho chiamato portachiavi oggi e mi sono pentito perché non era ognuno stato cattivo. Ognuno ha i nomi che si merita al momento giusto. Senti, allora, lancia... Allora, chi devi ringraziare? Nolan X-Lite. Nolan X-Lite? A me no, perché siamo amici. Va perché bene. Non mi devi ringraziare. Poi Starline, no, noi siamo amici, non mi devi ringraziare. Starline, che è bravo. Motoabbigliamento, che ci mette l'adesivo e anche dell'altro. Questa marchetta proprio. Ringraziamo. Gli stivali, Scagliarini. Scaglia, che ti dà gli stivali. Numero uno. È così. Anche il papà di Scaglia. E sarebbe il caso di fare della qualità domani. Così, giusto? Ma non per portarti sfiga, che dopo magari, però magari vale... un'altra volta, no, poi che altro, prove per Misano, esatto, prove. No, più che altro diciamo che la gara dell'Australia l'ho fatta stoppa, consentimi questo com'è? Termine, stoppa, con la S al posto della Z, stoppa, e poi niente, Assen eravamo comunque a posto, ma sul bagnato sapevamo che incontravamo delle condizioni difficili che abbiamo risolto a Monza comunque minimamente il risultato si è visto, perché la wild card del Mugello inutile, la wild card di Imola inutile, inutile sotto l'acqua, impossibile, mi serviva il canotto, il pedalò, poi tu non tocchi il pedalò, non tocchi tu tema. Quando c'è acqua d'altro. no infatti mi ero fatto dare dalla Rewin delle saponette apposta, erano tipo doppie, già che anche la Rewin dobbiamo ringraziare, sì.
delle saponette doppie me le ho fatte dare, proprio le fanno per quelli sul 1,60 m e basta, perché okay, così almeno devono inclinare di meno la moto. E per il resto siamo pronti per, adesso questa diciamo che domani dovrebbe essere asciutta a fare una bella gara, siamo pronti per Misano dove bisogna dargli un po' di tutto, insomma. Sì, sì, abbiamo bisogno, è brutto da dire, no? Non bisogna neanche mai fare previsioni per la scaramanzia, però bisogna dirlo che abbiamo bisogno sia qui a Donington che a Misano di due buoni risultati per gli sponsor, per motivarli, per caricarli, per fargli capire che comunque ci siamo. Siamo partiti in ritardo, ma ci siamo e faremo di tutto per dimostrarlo. Allora, se vai sul podio, io posso parlare con Mr. Helmet, tu che ti maroni, te lo consiglio, intanto non si vede, beh, no, che vediamo se c'è da fare un premio gara, però devo parlare con Mr. Helmet o con Bike Tweet, non so chi dei due. Va bene. Tutti e due sono messi malissimo dal punto di vista dei soldi, però... Basta quindi... che non si promettano baci o cose varie tra il pilota e Mr. Helmet, quindi no, tutto guarda, il resto a me va bene. Come pilota... Non è che, cioè, fisicamente mi piace. Sì, Rocco è carino, i capelli lunghi, tutta. Sì. Vabbè, niente, adesso saluta, c'è un'intervista 11 minuti quasi, anche troppo. Neanche fosse una bella figa. Ciao.